tutti ragazzi, bentornati nel canale di Giacconi X Vapo. Ma mettila un po' più alta la prossima volta sta telecamera. Oggi facciamo il Merlin Nano by Aug Vape. Cacirri. Ed eccoci qua ragazzi con il Merlin Nano di Aug Vape. Prodottino veramente veramente interessante, perché parliamo di un MTL da 18 mm. Posteriormente abbiamo Merlin Nano by Aug Vape Shenzhen, scratch and check per l'originalità. Internamente troviamo un Merlin Nano MTL, un anello estetico da 22 mm, un bubble tank da 24 mm che aumenta la capacità a 3,5 mm, una bustina di accessori dove abbiamo gli o-ring, inserti per l'aria. Qui vi dice due inserti per l'aria, ma in realtà sono tre, perché questo Atom ha tre inserti d'aria, delle coil prefatte, una in cantal da 1 ohm e una in nichrome da 0,6, colore black. Manuale utente in inglese dove vi fa vedere come refillarlo, vi fa vedere appunto una campana che troveremo adesso all'interno, che vi farò vedere in pic come rimuoverla per poter fare la resistenza e come sostituire il foro aria, cose che vedremo. All'interno della confezione trovate i vari o-ring di ricambio, un accessorio con una chiave a taglio, una brugola e una stella, e due riduttori dell'aria che adesso vi mostrerò. Eccoli qua, li metto un attimo da parte perché poi vi faccio un discorso. L'o-ring estetico da 22 mm, il tank da 24 mm in plastica che vi porta ad avere una capienza di serbatoio da 3,5 ml, e il nostro atomizzatore che originariamente porta 2 ml. Atomizzatore drip tip 510, ovviamente non abbiamo qui la possibilità di ricaricare. Adesso ve lo smonto. L'aria entrerà da qua. Abbiamo il deck con questo pick in ceramica che rende molto aromaticamente. Tank con le asole per il refill, quindi dovremmo refillare in questo modo. Questa parte qui si può smontare per appunto sostituire e metterci quello da 3,5 ml, ma sinceramente io quello proprio non lo installo. Allora, la particolarità di questo atomizzatore è appunto che ha questa campana dove appunto dove sono questi fori dell'aria, quando noi andremo a chiudere e ci sarà questa piccola fessolina, l'aria entrerà da questi fori, e qua sotto abbiamo il nostro deck. Un deck simile a Kaifun, però con una particolarità. Avete la possibilità di sostituire questa cosina qua, che oltre a farvi da supporto quando poi andate a installare la coil, è la presa d'aria. Come vi ho detto prima, tre riduttori d'aria, 1 mm, 1,2 mm, e quella con il doppio foro, che è un doppio foro da 1 mm ciascuno, quindi 2 mm totale. Io facendo le prove con quella da 1 mm, mi è piaciuta, ma io preferisco un tiro leggermente più aperto, e quindi andrò a installare il foro da 1,2. la particolarità di questo deck è che quando noi andiamo a inserire appunto il riduttore dell'aria, bisogna stare attenti a premerlo a fondo bene, sennò questa cosa qui, come potete vedere, balla, ha un gioco e vi può andare a toccare i due poli, il positivo e il negativo, e quindi farvi il corto. Ora andiamo a rigenerarlo. Io vi installerò una coil complessa da MTL, una Vendi Vape, una di queste, una 30GA x 2 x 38 in I80. Molto bene, ora passiamo alla cotonatura. Tagliamo il cotone, io lo taglio a filo, andiamo a bagnare con un po' di liquido, e ora possiamo mettere la campana. Come potete notare, qua vicino alle viti ci sono due piccoli
scassi, quelli vi dovete andare a posizionare. Come vedete, qui vi sono due dentini, dovete far corrispondere questi dentini qua con i due scassi che avete qui sul deck. Da qui pescherà il vostro liquido e qui vi è l'intercapitine dell'aria dove porterà l'aria sotto la coia. Merlin Nano by Aug Vape. Ci vediamo con la meccapa pelata per la prova. Come avete visto dalla visione dall'alto, bastardi. Dammi una scala, così almeno... Dai. Oh, Agletto tre scale. Allora, prodottino veramente, veramente, veramente valido. Sì. Ringraziamo Aug Vape. Ringraziamo Aug Vape per averci mandato questo prodottino. Bellino. Noi purtroppo l'abbiamo messo su una box piccolina, perché un prodotto da 18 mm giustamente ci vuole una box. Avevamo quella. Il DNA 167. Avevamo quella. Comunque un prodottino veramente, veramente bello perché è contenuto. Noi adesso ci abbiamo su una coil complessa su punta da 2,5. Anche le loro coil e comunque che danno in dotazione sono su punta da 2,5. 18 watt e dentro ci svapiamo il Persian Apricot by Azad e Liquids. Molto 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 caci. Se non fosse appunto per la torretta della regolazione dell'aria, un prodottino veramente eccezionale, perché avete un atomizzatore da 18 mm che rende bene con qualsiasi tipo di tabacco, sia i tabacchi aromatizzati che quelli secchi. Solo tabacchi, a un prezzo $30, $28. A me piace. Il Persian lo conosco perché sbappo solo quello. Non lo comprerei mai perché ormai io non rigenero più, cambio solo le testine. Però il prodottino mi piace, bravi Aug Vape, piccolino, bello, rende come l'aroma rende, perché come aroma rende. E devo dire che adesso con il foro da 1 e 2 funziona un po' meglio rispetto che col foro con l'1. È un po' da cacirri il foro da 1 e 2. Ha un bel tiro. Sì. E l'aroma esce veramente veramente da Dio. Ci ho provato anche il liquido di zio Svapo, che salutiamo. Che salutiamo, ciao zio. Ciao bastardo. L'attacco è arancia e veniva fuori in una maniera spaventosa. Ma io posso dire che il tiro mi piace. Sì. È un bel prodotto, è piccolino, 18 mm che mi piacciono. Non mi piace il liquido che ci hanno messo perché non lo riconosco, però è buono. Io come prodotto gli do un bel 9 perché... Cosa volete oggigiorno con meno di 25 euro? 25-30 euro. Ringraziamo nuovamente Aug Vape per avercelo mandato. Se l'avete provato, diteci qualcosa. Se lo dovete provare, provatelo. Iscrivetevi al canale, seguiteci su Instagram, recensiteci su Flavorito. Firmate la petizione Vaping is not tobacco. Perché mi raccomando, sennò, perché sennò sono dei bastardi e cacirri. E cacirri. E quindi ci vediamo al prossimo video con la parte del bisello pesantissimo. Va bene, ciao.